Senti, Simona. È brava Carolina, eh? È bravissima. Dai, Carolina. Lo so, l'ho vista. Non l'avete ancora ospitata a Citofonare Rai 2? No, infatti. Non avevo vista ballare, veramente. Fa tutto, Carolina. Senti, Simona, a proposito di Carolina, sì. Quante volte ti è capitato, io lo so, di intuire, guardando una persona, vedendola ballare, cantare, parlare, che quella persona avrebbe avuto tutti gli ingredienti per diventare una persona popolare? Ma non ho l'intuito, perché ho fatto anche tante ciambelle non sono riuscite col buco. Quante? Diciamo così. Parecchie, però diciamo che nel mucchio meno di quelli che sono stati poi i talenti che ho avuto la fortuna di incontrare. Cioè ci provi, hai l'intuito, però non sempre succede. Hai fatto vedere Giusy Ferreri, è stata veramente, tra l'altro, una ragazza che ci provava da tantissimo tempo, era in Sony da 6 anni. E dopo averci provato così a fare dei dischi che non erano riusciti, era tornata a fare il suo lavoro, il suo vecchio lavoro di commessa all'Esselunga. Allora, quando io... lei è arrivata alla terz'ultima puntata di quell'edizione di X Factor. Siccome era la prima edizione, noi provavamo delle cose insieme a Morgan, a Mara Maionchi, agli autori, e avevamo scelto tutti delle squadre con delle voci molto belle, il bel canto italiano. Quando lei è arrivata con questa voce, con questo timbro molto particolare, dico, cavolo, dopo tutte queste puntate di bel canto, eravamo anche un po' stufi, e abbiamo sentito un timbro diverso. Cioè, è vero che il successo arriva quando deve arrivare, è anche fortuna, ma è anche trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Lei è arrivata in quel frangente, noi l'abbiamo sentita, ci abbiamo scommesso e poi ha avuto questo successo. Rimane una delle, se non la più, diciamo, quella che viene dai talent con più successo, con 800, un milione di copie vendute, insomma, è una cosa incredibile. Ma poi tu in questa rete hai sperimentato un programma che i telespettatori ricorderanno molto bene. Io ricordo che a casa ridevo tantissimo, Music Farm, in cui c'erano degli spettacolari Franco Califano, Fiordaliso, Dolce Nera. Sai che sarebbe da riproporre quel marchio? Ci hai pensato? Lo dicono tutti, piacerebbe molto al pubblico. Con l'azienda ne stiamo parlando. Veramente? Ne state parlando? Sì, ne stiamo parlando. Però è un programma, bisogna ricalibrarlo ai tempi di oggi, soprattutto era un programma molto costoso, quindi cerchiamo di ricalibrarlo per i soldi di adesso. Però è un programma in cui stiamo parlando con l'azienda. Simona